Tempo una settimana e si sveleranno le vere condizioni della statua del Gattamelata di Donatello davanti alla Basilica di Sant'Antonio a Padova, che il Vaticano vorrebbe conservata in un museo cittadino e sulla quale si è elevato invece l'altolà del sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha ribadito come il monumento debba essere goduto da tutti. Determinanti saranno le analisi sulla statua in bronzo e i risultati metteranno tutti d'accordo. Escludo radicalmente la polemica. La decisione finale sugli aspetti che riguardano innanzitutto il restauro del Gattamelata spetta alla soprintendenza, naturalmente con una filiera di supporti di cui per fortuna siamo dotati nel nostro Ministero, ed è esattamente quello che sta capitando per volontà innanzitutto della delegazione pontificia, in accordo anche con l'Arca di Sant'Antonio, che ha messo in atto un processo di conoscenza che direi è forse per la prima volta molto concreto, perché non è la prima volta che si sale sui ponteggi per verificare lo stato di conservazione del Gattamelata, e quindi direi che il percorso più che polemico è assolutamente promettente, cioè un primo giudizio e poi attraverso la diagnostica la comprensione reale dello stato di conservazione di quel bronzo, e poi si vedrà. Non è detto che stia così male, diciamo, come certe foto dimostrano, insomma. Ecco, infatti una prima valutazione da un occhio esperto, è vero, può essere che stia veramente così sul punto di cedere? Ma in genere il bronzo è un materiale che ha una notevole resistenza, mi verrebbe da dire che è più fragile la pietra del bronzo. Io mi auguro che sia una patina, e che sia una patina buona del bronzo, e che cioè non sia, come si dice in gergo, una patina cattiva che tende appunto a compromettere la conservazione del metallo. È una scultura talmente importante, tra le dieci grandi opere, cioè tra i 10 monumenti nazionali che abbiamo nel nostro paese, quindi è un'opera che va al di là della bellezza, diciamo, ha una valenza storica, dicevo prima, anche di natura quasi antropologica, no? Non solo per la città di Padova. E poi si vedrà, adesso c'è qualcuno che pensa a uno spostamento. Vittorio Sgarbi ha fatto notare con molta semplicità, diciamo, che prima di prendere decisioni del genere, eventuali decisioni del genere, bisogna capire esattamente come sta l'opera. A depredare la città di sguardare questo Gattamelata, lei come la vede? Ma la vedo che dobbiamo discuterne, nel senso che è fondamentale salvaguardarlo innanzitutto, poi se i tecnici faranno una valutazione di un certo tipo ne trarremo le conseguenze assieme a Vittorio Sgarbi, che è un amico e persona intelligente.